cervello, perché era andata con il nonno e lo vede. Quando io faccio questo, ho nascosto la mano dalla sua vista. Adesso nasce subito il movimento. Ogni volta che voglio catturare la sua mano, la nascondo, nascondo la sua vista, no? Allora quando nasce, se non faccio niente, il suo cervello... E quindi quando io parto, rilasso il braccio. Lui deve vedere questa minaccia e questa non la vede. Se invece voi fate... Via, io ho visto. Allora devo essere sempre consapevole di tutto. Mi sposto e minaccio questo e nascondo la mano. Quando faccio la mano, la sua attenzione sente e subito ecco che adesso è vuoto. E adesso è vuoto lì e sto colando. Sente, no? Quindi quella mano inizialmente va via per poi tornare. Esatto. Cadalto, cosa succede? Guarda. Io così, sembra che sia fuori guardia. Quindi, ecco la sposta, vedete? Ed è tutto sui cancelli e tutto. E dice, ma che cacchio? Non ha capito niente cosa è successo, no? E adesso ha tutti i tempi standard. Quindi come faccio dopo? Quello di prima, perché ho creato un tempo lungo. E allora sto, la sua mente comincia a non seguirmi più. Dice, sti cazzo. E comincia, non è più aggressivo, e pensa, ma è già mio. Capito? E dopo creo il chiodaio a lunga distanza. E adesso vado dentro. Tornando a noi, quindi sono così. Allora, vedete? Uno. Questa è la prima cosa, non questo. Questo attiva questa parte, e vuoto lo colpisco. E adesso, nascondo, sotto. Sì? So che è difficile, ma dai, finiamo, saliamo su.